Siamo oggi in collegamento con Dario Missaglia e Alessandro Rapezzi. Dario Missaglia è il presidente nazionale di Proteo Fare Sapere, associazione professionale di insegnanti. Alessandro Rapezzi è membro della segreteria nazionale della FLC-CGIL. Parliamo con loro perché proprio in questi giorni Proteo Fare Sapere ha pubblicato un documento di grande interesse che richiama il protocollo pedagogico che già nel settembre, nell'autunno del 2020 Proteo aveva prodotto e pubblicato e che approfondisce ulteriormente il tema a distanza di più di un anno. E siccome questo è stato un anno veramente molto intenso, è chiaro che c'era bisogno di un aggiornamento di quel protocollo pedagogico. Ecco perché, Dario, avete sentito un po' l'esigenza, il bisogno e la necessità di ritornare sul tema del protocollo pedagogico e della pedagogia. Perché abbiamo avvertito un allarme che avevamo assolutamente bisogno di rendere pubblico, e cioè il progredire all'interno del mondo dell'infanzia e dell'adolescenza di una situazione molto delicata, molto complessa, molto difficile, che oggi prende il nome di pandemia secondaria, cioè di tutti gli effetti di natura relazionale, psicologica, emotiva, affettiva, che la pandemia e la gestione della pandemia, cioè le risposte che sono state date, sta determinando nei più piccoli e nei più grandi. Situazione molto allarmante che richiama in campo le responsabilità di tutti, ovviamente della politica, quella sanitaria e quella scolastica, ma anche le responsabilità del mondo della scuola, dei dirigenti, degli insegnanti, perché a questi fenomeni di deterioramento che rischiano di pesare gravemente sulle nuove generazioni, bisogna rispondere oggi. E noi, con quel documento, cerchiamo di indicare anche l'approccio pedagogico e culturale utile ad affrontare la gravità di questa situazione. Senti Dario, voi nel documento usate spesso la parola cura. Che cosa intendi dire esattamente con questo? Cioè, che cos'è la cura? La cura è l'attenzione alla persona, in questo caso alla persona che è dentro il processo di apprendimento. Noi abbiamo notato che da settembre si era determinata una sorta di amnesia consolatoria nella società e nella scuola. Tutto sembrava finito, si poteva tornare alla scuola di prima, quella che conosciamo, dei compiti, delle interrogazioni, della selezione. Noi abbiamo detto: attenzione, non è così. Non è così. C'è in corso una grave pandemia secondaria. Centro bisogna mettere assolutamente le persone. Quindi la cura è dare la precedenza alla relazione educativa come fondamento dell'azione didattica e pedagogica che deve caratterizzare questi mesi. Senti Rapezzi, a me pare di aver capito che questo documento di Proteo Fare Sapere a voi della FLC piaccia, lo avete anche rilanciato nel vostro sito. In questo documento abbiamo sentito adesso Missaglia si parla di cura. La cura è una categoria pedagogica, psicopedagogica, psicologica, non lo so. Ma perché voi, sindacato, siete così interessati al tema della cura? Forse dovreste occuparvi di contratti, di stipendi. Che cosa hanno a che fare i contratti e gli stipendi con la cura? Parlano di un nuovo approccio alla professione, parlano di un nuovo modo di affrontare il lavoro a scuola da parte di tutto il personale scolastico. La cura e quindi la relazione sono un elemento fondamentale per attivare il processo educativo. Noi questa cosa la riscontriamo fortemente, differenziata fra i colleghi, che vengono dall'esperienza dell'infanzia e della primaria rispetto ai colleghi che vengono dalla secondaria, ma entrambe le esperienze poi convergono nel costruire il contesto dentro cui avviene il processo educativo. Quindi il personale della scuola, in particolare il docente, deve essere dotato di, come dire, competenze di carattere relazionale che fanno della cura un
uno strumento di lavoro. Noi pensiamo che, ad esempio, attraverso proprio il contratto, questi possono essere elementi che possono essere valorizzati. Penso alla formazione. La formazione deve diventare un tratto strutturale della vita professionale del personale della scuola e quindi inserita dentro l'attività lavorativa e riconosciuta economicamente. Penso al tempo scuola e al tempo di lavoro a scuola. Penso ad esempio allo spazio che i colleghi della scuola primaria hanno per la programmazione, che non è solo un modo per preparare la lezione, è un momento dove ci scambiamo contenuti di carattere didattico, pedagogico, che riguardano tutta la classe rispetto alla propria, all'esperienza di ciascun insegnante, e quello penso sia il massimo diciamo di espressione di interdisciplinarità che ci può essere, perché è in quei momenti che si costruisce il lavoro di team. Senti Rapezzi, ma anche il ministro fa dei cenni molto spesso al tema della cura. Il ministro ha introdotto nel linguaggio scolastico l'espressione la scuola affettuosa. E quindi insomma, siete d'accordo col ministro allora? Beh, un conto è avere affetto e nutrire affetto, ci sa anche per il gatto l'affetto, no? E un conto è avere cura e attenzione per i soggetti inseriti nel processo educativo. Io ti porto l'esempio: quando a scuola mi mettevo a sbucciare la mela agli alunni della mia classe prima, io svolgevo probabilmente un gesto che veniva interpretato in termini affettuosi, ma per me quel momento serviva a mettere in campo una serie di processi di carattere relazionale ed educativi che poi sono alla base del processo dell'apprendimento. Quindi la differenza sta, come dire, nella consapevolezza di ciò che si mette in campo rispetto ai gesti, che sono, il gesto, come dire, può esprimere affetto, ma essere vuoto, ecco, nella sua azione. Senti Dario, con questo documento voi che cosa vi proponete? Cioè, voi pensate che questo documento possa essere uno strumento per aprire un dibattito all'interno delle scuole, per che gli insegnanti, i dirigenti scolastici, il personale della scuola, tutto faccia delle riflessioni, faccia delle discussioni? Sì, l'obiettivo è proprio questo, cioè dare visibilità a una dimensione professionale, pedagogica, educativa della scuola in questa fase, chiamata ad affrontare questa pandemia secondaria che viene nascosta dalle fonti ufficiali di documentazione, perché siamo inondati ogni giorno dalle cifre sui vaccini, sui decessi e quant'altro, ma documentazione e cultura su quanto sta accadendo nella vita delle nuove generazioni, pochissimo. Ecco, noi diciamo questo deve tornare al centro dell'attenzione, perché fa parte di una strategia complessiva per affrontare e superare questa fase, che si supera soltanto riconoscendo nella scuola questa grande opportunità e valore che essa ha, quella appunto di poter dare una risposta alle domande che i piccoli e i grandi ci rivolgono e che chiamano in campo la responsabilità degli adulti, quella di chi nella scuola lavora, ma anche di chi ha il dovere di assicurarne una politica in grado di dare le risposte necessarie. Senti Rapezzi, prima hai fatto un accenno, vorrei fare un piccolo approfondimento. Hai fatto un accenno alla questione del tempo scuola. Quello del tempo scuola è certamente un tema molto importante, forse potrebbe servire anche per aiutare un po' il paese e il mondo della scuola a superare le disuguaglianze che ci sono. È così? È così, e devo dire il PNRR nelle sue premesse avrebbe avuto attenzione al finanziamento di quelle infrastrutture necessarie a garantire il tempo scuola, perché è evidente che se io voglio stare a scuola ho bisogno di un posto dove, nel garantire il tempo lungo, posso mangiare, di palestre, di luoghi dove sviluppare, di scuole belle, e belle non solo esteticamente, ma belle e funzionali al suo interno per favorire il processo didattico. Di questa cosa se n'è persa traccia,
perché del PNR se ne continua a parlare, ma gli stadi d'avanzamento ci dovevano essere. Noi stiamo provando a monitorare i punti d'avanzamento del Ministero, mi pare se ne parli poco, perché poi alla fine, probabilmente, guardando anche la legge di bilancio, forse si vuole spendere meno di ciò che si è promesso sulla scuola, perché se io vado a vedere le discussioni di questi periodi guardano molto al calo demografico come un'opportunità per abbattere i costi sulla scuola. Noi invece è proprio questo il momento di investire, è proprio questo il momento per recuperare le disuguaglianze. Penso a quell'indagine che ha proposto Save the Children, quando dice in fondo a un ciclo di studi un ragazzo del sud ha quasi un anno di scuola in meno come tempo scuola passato rispetto a un suo coetaneo del centro-nord. Quindi abbiamo proprio bisogno di risorse, tra l'altro, che servono a migliorare la qualità della scuola e a far rimanere i cittadini di questo paese in Italia, perché nessuno ne parla, ma noi abbiamo un paese che si sta svuotando. Pensa alle zone interne, già vivono il dramma di veder chiudere i paesi interi, e penso alle aree metropolitane che invece si trovano e continuano a vivere le contraddizioni delle grandi aree urbane, per cui hanno una complessità che non viene in nessuna maniera affrontata. E quindi noi avremmo bisogno davvero di investimenti selettivi per recuperare le differenze. Senti Rappezzi, qualche giorno fa il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato delle disuguaglianze, ha detto che le disuguaglianze sono, nella scuola sono anche legate alla didattica a distanza e così via. Noi, Tecnica della Scuola, su questo argomento abbiamo fatto una intervista ad un pedagogista importante, Cristiano Corsini della Università, di Roma. Cristiano Corsini, che tu sicuramente hai letto, ha una opinione completamente diversa su questo. Tu che cosa ne pensi? Le disuguaglianze da dove arrivano? Allora, le disuguaglianze arrivano dalla storia della scuola degli ultimi 20 anni. Quindi io proseguo nel solco dell'intervista di Corsini e dico che lui ha perfettamente ragione, perché è un alibi quello della didattica a distanza. Noi non ci deve convincere nessuno, noi siamo stati i primi a dire che la didattica in presenza è insostituibile, ma la didattica in presenza ha bisogno di investimenti che non sono stati fatti. Quindi che non si faccia i furbi, le disuguaglianze a scuola c'erano già, richiedono investimenti importanti che vanno in direzioni precise, a parlare di organico, abbattimento del numero degli alunni per classe, garantire la scuola fin dalla prima infanzia a tutti, rendendola gratuita, cosa che oggi non è. Questi sono gli investimenti di cui abbiamo bisogno. Il tema di questi giorni è un falso tema che ci serve, come sempre abbiamo visto in questi ultimi periodi, a parlare di altro e di non affrontare i veri problemi. Chiuderei con una battuta con Dario Missaglia. Tu prima hai detto una cosa molto interessante, cioè a settembre ci siamo fatti tutti un po' l'illusione che stavamo uscendo, si stava riprendendo la scuola, riprendevano le lezioni e abbiamo avuto un po' l'idea che finalmente si potesse tornare alla scuola seria. Anzi, qualcuno proprio in quelle settimane, in quei mesi, ha anche pubblicato un libro che ha fatto molto discutere il danno scolastico, dicendo: ecco, finalmente si può tornare ad una scuola seria, anzi, si dovrebbe tornare ad una scuola seria, ad una scuola addirittura antecedente, anteriore alla grande riforma della scuola media unica. Quindi basta con tutte queste belle cose che si fanno oggi, torniamo ad una scuola seria, magari anche con il latino. È un caso che si sia tornati proprio in queste settimane, in questi mesi, a ridiscutere, a rimettere in discussione la scuola, addirittura la scuola media unica. Tu cosa ne pensi? No, credo che sia uno degli effetti di questa fase, cioè noi siamo in un paese in cui esiste una componente della cultura gentiliana che va oltre la dimensione della storia, quindi è immune anche dalle pandemie che si scatenano. Anzi, in questo caso, aver preso visione in maniera più netta del passato, di una scuola piena appunto di contraddizioni, di problemi irrisolti, di diseguaglianze che si sono
nel tempo accumulate e hanno, si sono mostrate nella loro evidenza dentro questi ultimi due anni, ha prodotto anche questa reazione. E torniamo alla scuola migliore, cioè alla scuola dei pochi, a quella riservata a coloro che per nascita, censo e possibilità non hanno difficoltà ad andare a scuola, che sono quelli che apprendono subito bene, parlano un'ottima lingua italiana, e liberiamoci dagli altri che sono un peso alla costruzione di una scuola che funzioni. Finiamo con una battuta proprio velocissima, 15 secondi a testa, non di più. Siamo all'inizio del 2022, voi siete ottimisti per il futuro della scuola, almeno nell'immediato? Rapezzi. Ma io non molto, perché vedo il paese distratto in cose al di là della pandemia, ma insomma mi pare noi avremo bisogno di una classe politica differente, e mi pare una classe politica invece concentrata in altro, e ci aspettano nuove scadenze elettorali, cose eccetera, che chiaramente faranno tornare la scuola luogo di scontro elettorale, e noi invece abbiamo bisogno che sulla scuola si ragioni per le soluzioni serie, vere, di cui appunto il paese ha bisogno. E questo era il pessimismo della ragione, l'ottimismo della volontà. Dario, dove sta? Sta nella cultura dell'etica della responsabilità, che ha sempre segnato, diciamo, i valori fondamentali a cui noi facciamo riferimento. Siamo consapevoli ovviamente che il contesto politico è quello che è e apre a situazioni di indeterminatezza tutte da verificare, ma c'è un imperativo categorico a cui non possiamo sfuggire, perché ai ragazzi e ai piccoli e grandi che abbiamo di fronte non possiamo dire tornate la prossima volta quando i problemi saranno stati risolti. È adesso che dobbiamo prenderci cura di loro dentro tutte le contraddizioni che vediamo e che saremo capaci di vivere. Benissimo, grazie a Dario Missaglia, presidente nazionale di Proteo Fare Sapere, grazie ad Alessandro Rappezzi della segreteria nazionale FLC-CGL. Alla prossima intervista, al prossimo incontro. Grazie ancora a tutti.